Allora, come facciamo a misurare un cilindro? Allora, abbiamo smontato il nostro cilindro, ne vogliamo ordinare uno nuovo. Questo è il nostro cilindro europeo. Allora, come si fa? È molto semplice. Con il metro lo mettiamo vicino. Prima di tutto dobbiamo leggere la lunghezza totale, che in questo caso è 85. Poi dobbiamo leggere, vedete, dobbiamo prendere come riferimento il centro del foro. Quindi questo è un cilindro, come potete vedere, 40 da un lato, mentre dal lato esterno abbiamo 45. Ecco, lo inquadriamo meglio. Quindi il totale, voi andrete dal vostro ferramenta e direte: oh, voglio un cilindro 85 totale, un lato 40 e l'altro lato 45. Quindi misuriamo un altro cilindro in questo caso, quindi abbiamo la lunghezza totale, abbiamo 95, un lato è 55, quindi quest'altro lato dovrebbe essere 40 e in effetti è 40. Misuriamo ancora un altro cilindro, questo più piccolino, questo per una porta interna, per una porta multiuso. Lunghezza totale, vado a fermare, dice voglio un cilindro, lunghezza totale 6 centimetri. In questo caso, vedete, il cilindro è lunghezza 30 esterno e 30 interno, quindi è un cilindro 30-30. Quindi, armatevi di metro, misurate il cilindro e vabbè, se andate al ferramenta potete portare il cilindro, se invece lo volete ordinare online, adesso sapete come fare. Misura totale, misura del lato interno e misura del lato esterno. E sicuramente ordinerete il cilindro giusto per la vostra porta. Ciao, al prossimo video e non vi dimenticate di mettere mi piace e seguire e iscriverti alla mia pagina YouTube.